Eccoci qui, il lavoro sta procedendo secondo i miei piani, quindi il pilastrino ormai è quasi ultimato, come potete vedere manca solo la parte di qui che lascerò aperta fin quando non andrò ad armare da questa parte, e da questa parte invece sono già pronto per inserire sotto il piano di legno che andrà a sorreggere praticamente tutta la parte in muratura, dove andremo a gettare mattoni, sassi e quant'altro andremo a mettere dentro nel sotto di questo ponticello. Come potete vedere abbiamo fatto tre buchi, questi tre buchi sono stati posizionati i tre ferri chiamiamoli portanti, che si sono collegati alle chiamate che escono dal pilastrino, e di lì ci sono già le tre chiamate che andranno a costituire la parte sinistra del ponte. Ve lo faccio vedere così avete già un'idea di come sta venendo. Ecco, adesso mi metto praticamente a livello. Questo è il pilastrino, altezza siamo più o meno penso sugli 80 cm a occhio, abbiamo una larghezza di 35 e una larghezza invece, una lunghezza di 67 alla fine risultato. E adesso andiamo a posizionare la parte in legno, così almeno prendiamo proprio le misure giuste della parte in legno. Eccoci pronti per iniziare a mettere sotto qui il legno. Adesso ci prepariamo, mettiamo i guanti che servono sempre per fare questi lavori, e a questo punto andiamo a posizionare il nostro asse. Prendiamo, eccolo qua. Allora, dovrebbe andare sotto così, quindi lo appoggiamo in questo senso, siamo a livello e andiamo a posizionarci sotto. Eccolo qua, lo prendiamo da quest'altra parte. Ci siamo. Direi che siamo proprio a livello. In questo caso dopo lo alzeremo, lo terremo un po' su il ferro qui, metteremo sotto degli spessori, e dopo andremo qui a fare la nostra bella gettata di cemento, e qui ci saranno invece tutti i vari mattoni. Quindi per farvi vedere più o meno come verrà, sarà una cosa di questo tipo. Qui ci saranno tutti i mattoni uno dietro l'altro, e qui invece verrà riempito con cemento, altro ferro che andremo a mettere per così, e quindi andiamo a costituire questa fase.